Ciao. In questo esercizio facciamo un brainstorming di idee, cioè cosa significa. Cerchiamo di considerare tutto ciò che può essere utile per risolvere un problema, oppure che può essere utile per realizzare qualcosa. Quindi stabilisci la tua intenzione, stabilisci che cosa vuoi realizzare o quale problema vuoi risolvere e cominciamo a entrare in un atteggiamento vincente, positivo, propositivo. Cominciamo a connetterci con tutte le persone nel mondo che hanno già realizzato, risolto ciò che tu vuoi. Quindi comincia a sentire che c'è una connessione di forze, di positività, di efficacia. Mi connetto con tutte le persone che hanno già ottenuto ciò che voglio. Hanno già risolto quel problema. Possono essere centinaia, addirittura migliaia. Ce l'hanno fatta loro, posso farcela anch'io. Mi connetto con questa energia forte, positiva, propositiva. Inoltre mi chiedo, il massimo esperto nel settore, come si comporterebbe? Quali decisioni prenderebbe? Quali azioni compirebbe? Quale sarebbe il suo atteggiamento interiore? Ora ho la connessione con tutte le persone che hanno già manifestato. Ora ho la connessione con l'atteggiamento del massimo esperto. Ora devo attivare dentro di me la forza, la volontà di, la voglia, l'impegno, l'efficienza, il desiderio, la motivazione, la grinta, l'entusiasmo. E quindi mi chiedo ancora, cosa può accadere affinché si manifesti o si risolva il problema? Che cosa deve succedere? E io che cosa posso fare di concreto? Ci siamo connessi con migliaia di persone nel mondo che hanno già manifestato. Ci siamo connessi con il massimo esperto del settore. Ci siamo connessi con il nostro potere interiore, il nostro entusiasmo, la nostra voglia di realizzare. Adesso non ci resta che fare un elenco di tutto ciò che possiamo fare noi, con l'intenzione di agire, di darsi da fare. Quindi scrivi tutte le cose che tu puoi fare, tutte le idee che ti vengono in mente. Per fare in modo che la tua intenzione abbia successo. Scrivi tutte le idee. E poi tra tutte le idee puoi scegliere quelle più potenti. Continuando a mettere focus sulla soluzione. Puoi creare un piano d'azione. Puoi dedicarti ad azioni ispirate. L'importante è mettere in moto la manifestazione.
Ricordati, non sei mai solo, puoi avere accesso a tantissime informazioni, risorse, persone. Questo sarà il tuo fondamento di successo, sarà la tua forza. Esistono sempre risorse esteriori e risorse interiori. Unendo le due, puoi avere veramente molta forza per manifestare. È stato un piacere. Ciao. Ciao. In questo esercizio facciamo un brainstorming di idee, cioè cosa significa. Cerchiamo di considerare tutto ciò che può essere utile per risolvere un problema, oppure che può essere utile per realizzare qualcosa. Quindi stabilisci la tua intenzione, stabilisci che cosa vuoi realizzare o quale problema vuoi risolvere e, cominciamo a entrare in un atteggiamento vincente, positivo, propositivo. Cominciamo a connetterci con tutte le persone nel mondo che hanno già realizzato, risolto ciò che tu vuoi. Quindi comincia a sentire che c'è una connessione di forze, di positività, di efficacia. Mi connetto con tutte le persone che hanno già ottenuto ciò che voglio, hanno già risolto quel problema. Possono essere centinaia, addirittura migliaia. Ce l'hanno fatta loro, posso farcela anch'io. Mi connetto con questa energia forte, positiva, propositiva. Inoltre mi chiedo, il massimo esperto nel settore, come si comporterebbe? Quali decisioni prenderebbe? Quali azioni compirebbe? Quale sarebbe il suo atteggiamento interiore? Ora ho la connessione con tutte le persone che hanno già manifestato. Ora ho la connessione con l'atteggiamento del massimo esperto. Ora devo attivare dentro di me la forza, la volontà di, la voglia, l'impegno, l'efficienza, il desiderio, la motivazione, la grinta, l'entusiasmo. E quindi mi chiedo ancora, cosa può accadere affinché si manifesti o si risolva il problema? Che cosa deve succedere? E io che cosa posso fare di concreto? Ci siamo connessi con migliaia di persone nel mondo che hanno già manifestato. Ci siamo connessi con il massimo esperto del settore. Ci siamo connessi con il nostro potere interiore, il nostro entusiasmo, la nostra voglia di realizzare. Adesso non ci resta che fare un elenco di tutto ciò che possiamo fare noi, con l'intenzione di agire, di darsi da fare.
Quindi scrivi tutte le cose che tu puoi fare, tutte le idee che ti vengono in mente. Per fare in modo che la tua intenzione abbia successo. Scrivi tutte le idee e poi tra tutte le idee puoi scegliere quelle più potenti. Continuando a mettere focus sulla soluzione. Puoi creare un piano d'azione. Puoi dedicarti ad azioni ispirate. L'importante è mettere in moto la manifestazione. Ricordati, non sei mai solo. Puoi avere accesso a tantissime informazioni, risorse, persone. Questo sarà il tuo fondamento di successo, sarà la tua forza. Esistono sempre risorse esteriori e risorse interiori. Unendo le due, puoi avere veramente molta forza per manifestare. È stato un piacere.